solo degli errori che uno fa per me. Allora, avete visto che basta, come in tutte le cose, basta provare, esercitarsi e i livelli di abilità, i dinamismi, le frequenze, i ritmi diventano subito come devono essere, capite? Adesso, giusto per una precisazione, qui stiamo correndo, quindi come abbiamo detto che dobbiamo fare questa esercitazione? Qui non si deve cambiare niente rispetto a quello che abbiamo detto sui principi della corsa stamattina, quindi devo correre, devo guardare avanti, sguardo orizzontale, gli ostacoli li devo proprio guardare, punto numero uno, quindi postura corretta. Punto numero due, alcuni di voi stanno correndo così, chiaro, state facendo bene come ritmica e va bene, però adesso dobbiamo iniziare a pensare a correrci bene dentro, quindi che superiamo l'ostacolo o che corriamo, arto naturalmente disteso, metatarso avampiede, non cedere con l'arto, quindi adesso dobbiamo un po' migliorare e perfezionare le gestualità, d'accordo? Quindi il ritmo c'è, adesso cerchiamo di avere anche delle gestualità, delle posture un pochino più corrette, più vicine alla corsa corretta di stamattina. Proviamo? Allora adesso possiamo fare così, ci si esercita qui, chi si sente stretto qui può iniziare a fare questi qui. D'accordo? Li ho messi poco più lontani. Pericolo. No, quelli ma comunque sono bassi, dai. Ma gli ultimi tre no. Ah, ma che sono così, dai ragazzi. Sono quelli a 60. Via, 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 rapidi. Senza fare sti saltoni, senza fare i saltoni. Sempre tre passi. Vedete? Allora, fermi che... Allora. Avete visto che ha fatto il vostro compagno adesso? Lì andava bene, qui è cambiato già tutto. Allora questo vi deve far riflettere. No, non è psicologico, è mancanza di un'abilità che ancora non ha. Vi deve far riflettere sul fatto che voi dovete lavorare su altezze e distanze degli ostacoli progressivamente diverse per fare in modo che queste abilità ritmiche che lì c'erano, qui iniziano a mancare. Corsa e saltone, corsa e saltone non va bene. Ok? Quindi lei deve rimanere ancora lì. Qui provate, se riuscite a mantenere la stessa azione di lì, continuate qui, se no retrocedete lì. D'accordo? Qua non serve uguale, proprio zero. Zero, così, questo deve passare così, uguale. Dai, forza, dai. Dai, che si passa. Se no si prova lì. Va bene, esatto, vedete? Perfetto, va bene. È possibile, se corri non va. Ah, ma già va bene. Allora, ascoltate. Facciamo così, ascoltatemi. Non dovete bloccare. Avete chiaro un principio, che è quello che ho detto, dobbiamo lavorare sulla ritmica, dobbiamo cercare di fare delle azioni in cui non ci sono rallentamenti tra superamento e corsa. Iniziamo a provare, ci deve essere un momento in cui uno si deve confrontare con una situazione più difficile. La difficoltà che voi avete adesso è che noi stiamo facendo tutto in un'ora, capite? Poi ragazzi, un giorno si fanno i passi stacchi, poi un altro giorno si inizia con i passi stacchi e si fanno questi qui piccolini, poi un altro giorno ci si esercita con quello, cioè qua si arriva dopo tre settimane, quattro, a misura che crescono le abilità dei ragazzi. Voi adesso vi state, è come se noi andassimo avanti con l'abilità e racchiudiamo tre settimane in un'ora, capite? Quindi la difficoltà c'è. Dimmi. In misura, sulla ripetitività dell'esercizio, quanto tempo si può fermarsi sull'esercizio? Tre passi e stacco sugli over piccoli. Quanto tempo? 20 minuti, un'ora? Ma no, quelli conti 10 volte, 15 volte, capito? Così. Tanto quando ci sono queste situazioni, come vedete, non è che vi stancate, perché gli ostacoli vi fanno andare in frequenza, però non è che fate una prova che poi siete stanchi, capite? Poi vi regolate, quando vedete che i ragazzi iniziano a perdere le frequenze, il dinamismo, il ritmo, basta. Allora io adesso direi di fare così, tutti quanti iniziate da qui, fate questo, girate, quando tornate comunque provate questo, va bene? Va bene. Per vedere un po' com'è. Eliminiamo il piccolo. Sì, no, il piccolo ormai non serve più. Dai, forza. Possiamo partire già dopo il secondo.
dai, 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 così, via, via, lì, lì ci siete, vedete, lì ci siete tutti. Perché qui andate bene tutti, vedete? Qui andate bene tutti, perfetto, vedete? Cercate di stare sugli avampiedi però, di guardare avanti, dai, avampiedi e guardare avanti. Forza! Guardare avanti, avampiedi! Minchia, questo lo c'è qui. E poi riprende quelli. Fate il cambio passo due volte. Vedete che si fanno pure questi, vedete? Bravo! C'è altro le 50, cioè, da mettere a 50. Un metro e mezzo di gambe. Un po' più solito di noi, Come altezza, no? Ale! Lo so, è chiaro che perché poi c'è bisogno di più spazio. Tu poi sei particolarmente, particolarmente lungo, quindi. Dai, dai, forza! Salta anche lui! Veloce, sennò poi si blocca la fila. Chi ha finito qui riprende lì! Dai! Chi ha finito qui riprende di nuovo l'altro! Dai, 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 dai! No, ma ce la fate. No, ma io mi sento stretti. Ok. Vedete che ce la fate? No, è più alto questo. Ale, Salvatore. Sì, sono più alti, tutti i tre. No, io qua mi sono fatto.